gli occhi tuoi vorrei guardare. Con il tuo cuore sempre amare. L'anima mia in te vuol confidare e il nome tuo adora. Fai di me un tuo strumento che ti possa essere fedele. Ogni dì la tua parola varrà. E non tuo innalza. Adoriamo tutti insieme. Adoro te. Servo te, adoro te, Signore, con l'anima. Tu sei il verace. Io occhi tuoi vorrei guardare, con il tuo cuore sempre amare, l'anima mia in te vuol confidare e il nome tuo adoro. Adoro te, adoro te, Signore, con tutto il cuore. Tu sei il Signore, io servo te. Adoro
prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 2, e leggeremo il capitolo. E come sempre, solo Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria. Fate bene attenzione alla terza, soprattutto la nostra ubbidienza. Cosa rispondete? Anch'io, fratelli, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età, che sono ridotti al nulla. Ma parliamo della sapienza di Dio, nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima delle età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Con l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterla ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Gloria al Signore. È meraviglioso pensare come tante volte ci troviamo a meditare passaggi biblici, a indagare la parola, e soprattutto mi rendo conto tante volte da un servizio all'altro e anche quindi da quello che può essere una predicazione all'altra, come lo Spirito Santo collega sempre in una maniera maestosa e gloriosa insegnamenti che vanno uno dietro l'altro. E devo dirvi, e lo dico in verità davanti alla presenza del Signore, questo passaggio si collega direttamente a qualcosa che ho predicato in un culto precedente, proprio nel culto precedente, dove il Signore metteva in risalto la differenza che c'è fra le creature umane e quelle creature che in virtù del sangue di Gesù e dell'accettazione da parte dell'individuo umano, dell'essere umano, Gesù come Salvatore ci dà e ci ha dato la possibilità e la facoltà di avere tanti pensieri in comune, di avere tanti sentimenti comuni, di trovarci nel pari consentimento, e mi piace tanto questa espressione, perché proprio questo ultimo verso che ho citato poc'anzi era il punto focale, perché noi abbiamo ricevuto la mente di Cristo. Diamo gloria al Signore. E ovviamente questo ci espone a una spiegazione che sia non soltanto concepibile, ma una spiegazione che sia ritenibile, gloria al nome del Signore. Perché esprimere questo concetto sembra una cosa semplicissima, ma lo è semplicissimo per voi, ma
Ma pertanto non è semplice, neanche semplicissima. Perché? Perché avete visto com'è differente la comunicazione, anche quella spirituale, all'uomo naturale e all'uomo spirituale. C'è una grande differenza. Oggi noi possiamo comprendere tante cose in virtù di questa mente di Cristo, che sta a significare che la nostra mente ha subito indubbiamente non una manipolazione mentale, ma ha subito una trasformazione integrale che entra nella mente. La mente in un certo qual modo la riteniamo la porta dell'anima, no? Ma soprattutto viene da una realtà spirituale, dallo spirito dell'uomo che ha avuto il privilegio di ricevere lo spirito di Dio. E voglio ricordarvi il verso meraviglioso e glorioso: non sapete che il vostro corpo, continuatelo, è il tempio dello Spirito Santo. Gloria al nome del Signore, amen. Vedete, la realtà è questa, meravigliosa. Noi spesso tocchiamo questi passaggi biblici, sovente sottolineiamo certi aspetti, ma notate come è fresca la parola di Dio, come è effervescente. È una parola che non ristagna, è una parola che è sempre in movimento, in agitazione, ed è quella parola che è spirito e vita, che ci rende veramente, ci diventa attivi davanti al Signore in tutto e per tutto, in tutta la realtà anche della nostra stessa umanità. E noi ci rendiamo conto, ma com'è possibile a volte tanta gente che ha una grande cultura, tanta profondità di pensiero, tante belle cose, gente che è capace di scrivere poemi, gente che è capace di indagare nelle formule matematiche più assurde, gente che ancora spazia nella scienza, nella fisica e tante cose, e poi nella parola di Dio si perdono, non capiscono più niente, non riescono a realizzare. E quando ce ne sono alcuni che invece poi cercano di, in certo qual modo, cercano di indagare, metterci sotto una lente di ingrandimento, o la sezionano come se fosse un oggetto, un qualche cosa da studiare pezzetto per pezzetto, e poi alla fine che tirano fuori? E tirano fuori una soddisfazione minima. Quale soddisfazione? La cultura. Ma non è la cultura che ti riempie lo spirito, non è la cultura che fa quest'opera. Che sia pure la cultura, che ci sia come un optional, non va male. Ma perché Gesù ebbe a dire parole che voi tutti conoscete, che non vuole essere un elogio alle classi povere, alle classi di basso ceto, alle classi sociali che non hanno una grande istruzione? Perché anche questo un tempo poteva avvenire anche nel campo evangelico, dove la maggior parte dei credenti erano di bassa cultura umana. Ma dobbiamo vedere, dobbiamo dire anche, i primi discepoli di Gesù e gli apostoli non avevano certo una grande cultura, e a volte vogliono ancora far salire agli onori della cultura un Pietro che era pescatore, ed è soltanto un pescatore incallito, un mestiere senza cultura, a Giovanni, Giacomo, i figli di Zebedeo ed altre cose. Perché la parola di Dio è questo un verso che vogliamo veramente ritenere nel cuore, perché gli l'ha tolto ai savi, agli intendenti, e l'ha donato ai piccoli fanciulli, agli umili di cuore, ai semplici, a quelli che si spogliano delle loro caratteristiche umane. E questo vale per tutti gli uomini. Dobbiamo spogliarci tutti di queste caratteristiche umane. Io ne so più di quello, io ho queste conoscenze, io non sono come quello, io ho fatto questo, io ho studiato quell'altro. Io vedo uomini che portano avanti i loro curriculum o curricula, come li vogliono chiamare dal latino, e si presentano. Ho conosciuto uomini che presentano dei curriculum che non finiscono mai, poi in pratica mi sono accorto che erano soltanto bolle di sapone, soltanto, erano soltanto dei sepolcri imbiancati e aumentate di volume. Perché tante volte molti hanno un'autostima di se stessi che sono esagerate, e hanno una condizione, i loro titoli, le loro conoscenze, e quando si accostano al Signore pretendono di accostarsi con la loro conoscenza, con i loro titoli, e allora quell'accostamento al Signore non va, non gradisce, e soprattutto impediscono al vicario di Cristo, allo Spirito Santo, di intervenire nella propria vita e di potergli rendere edotti del grande mistero meraviglioso della salvezza, di quello che è stato il sacrificio perfetto ancora offerta al Padre
di Gesù Cristo, il nostro Signore, il Re dei Re, alleluia, la cosa non si riesce a capire. E notate proprio chi serve, chi si serve il Signore, di dire quello che in altre parole sto dicendo io in questo momento. Si serve di un apostolo che è stato, secondo me, il più colto che poteva essere trovato da parte del Signore. Perché? Perché conoscete molto bene chi era Saulo da Tarso. Saulo da Tarso era un fariseo nel senso emerito della parola. E Saulo da Tarso era uno studioso, aveva studiato ai piedi di uno dei più grandi maestri dell'epoca, è vero, Gamaliele, vi ricorderete questo? Ed è proprio Paolo che viene da noi e che ancora la parola di Dio questa sera, questo giorno, ovunque è predicata, ci viene a dire: anch'io, fratelli, quando venne a voi, non venni con eccellenza di parole o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Poi io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran temore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Vogliamo dare gloria al Signore? Avete compreso, popolo di Dio, cosa significano queste parole? E queste, vi ripeto, ci vengono proposte nel senso che sono state date dalla potenza di Dio, dallo Spirito Santo, a quell'uomo che avrebbe potuto dire umanamente ben altre parole. Lui avrebbe potuto dire: io che ho una grande esperienza, ho avuto i miei studi, ho studiato presso Gamaliele tanti anni, ho avuto ancora tanti poteri umani, mi sono state date ancora delle facoltà che altri non hanno ricevuto, io che ho potuto portare tanti cristiani quando non conoscevo, li potevo portare e li ho portati e ho visto la morte del primo martire Stefano. Lui invece se ne è sempre vergognato di questo. Che meraviglia come il Signore cambia l'uomo quando Gesù viene a abitare nel cuore. Io questi giorni sento una sofferenza per una religiosità sterile, inutile, di tante troppe brave persone che si legano soltanto a modelli religiosi che non offrono niente, che illudono soltanto una parvenza, una situazione che sembra che li facciano raggiungere una soddisfazione interiore, mentre io so che hanno il vuoto, perché lo avevo anch'io quando ero un religioso non perché era la mia scelta, ma era una scelta di famiglia, era un insegnamento di famiglia, e io seguivo alla stessa maniera. Oh, facevo tante cose, facevo tante preghierine, facevo i miei fioretti, facevo tante situazioni, ma il vuoto interiore c'era perché mi mancava la parola di Dio, mi mancava Gesù Cristo il Signore, perché Gesù è la parola. E questa parola e questo Gesù meraviglioso è venuto tanti anni fa a colmare il mio cuore, a riempire quel vuoto che non poteva essere riempito da nessun'altra condizione e situazione. Non ci poteva essere nessuna cultura, non ci può essere nessuna cultura, non ci poteva essere nessuna altra situazione umana, perché il riempimento spirituale non può essere riempito con altre cose. E il riempimento spirituale ci riporta all'origine della creazione, perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e sua somiglianza. E Dio e l'uomo devono essere collegati. L'uomo senza Dio, e lo dico a tanti che pensano di poter continuare a vivere una vita, ma una vita scialba, una vita fatta di problemi e fatta soltanto di delusioni, illusioni. Quanti anni fa qualcuno l'aveva cantata, ai tempi miei, una vecchia canzone che diceva che illusione, dolce chimera sei tu, una dolce chimera, una fantasia, l'illusione. Quanti vivono da illusi? Qualcuno dirà: ma anche tu sei un illuso. No, io ero un illuso prima di conoscere Cristo, ma dal momento che ho conosciuto Cristo, dire conoscere Cristo, lo ripeterò sempre mille volte, significa conoscenza della parola di Dio. Nel momento che ho conosciuto il Gesù della Bibbia, nel momento che ho conosciuto il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, nel momento che ho conosciuto Dio, nel momento che ho conosciuto e conosco la parola di Dio, questo vuoto dentro non c'è più. Anzi, se qualcuno si meraviglia della mia vitalità, sappiatelo
che non è umana, viene dalla presenza di Dio, dalla gioia e dalla consapevolezza che Dio ha trasformato non solo la mia vita, ma continua a trasformarla, che usa un rottame umano e lo cambia completamente, perché è il Dio creatore che non si è fermata alla prima creazione. Il Dio creatore continua a essere creatore, e la parola creazione o il verbo creazione sa significare fare dal nulla, e soltanto Dio fa dal nulla. Vogliamo dare gloria e onore al Signore? Io spero che questa parola vi infiammi nel cuore, come sento io in questo momento la fiamma dello Spirito che brucia e brucia nel mio cuore. Io che non ero in grado di dire quattro parole, io che avevo tutte le mie complicanze e le mie debolezze. E vedete, anche Paolo aveva le sue debolezze. Io non venni a voi con sapienza umana. Non sono stato fra voi vantandomi, voleva dire questo. Sono venuto con debolezza, sono venuto con tremore, con preoccupazione. E Dio sa, ogni volta quando mi accosto alla parola, non mi accosto come il presuntuoso che sa aprire la bocca e sa ancora parlare alla folla. Io, sai, Signore, quando apre la mia bocca, sono consapevole che la mia dipendenza è direttamente da Lui, perché io desidero che Lui continui a parlare attraverso la mia voce e attraverso il mio spirito possa comunicare quello che non è teoria e fantasia, non è religione, non è sterilità, non è un credo scritto in una certa maniera, ma è una realtà di vita, per essere coerente con l'Apostolo Paolo, per essere coerente soprattutto con Gesù Cristo, per essere coerente col piano di Dio, per essere coerente che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Lo vogliamo dire insieme? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco che i nostri incontri, la nostra predicazione acquista veramente una dimensione quadridimensionale. E voglio dire quadridimensionale perché? Perché nelle tre dimensioni noi riconosciamo l'uomo e l'umanità, ma nella quarta dimensione, quella positiva, riconosciamo l'influenza gloriosa, meravigliosa, la manifestazione vera, reale, dello Spirito Santo di Dio che viene citato, vedete quante volte, in questo brano che abbiamo letto. Fratelli miei, sorelle care, amici che ci seguite, il cristianesimo non è una chiesa, nessuna chiesa salva. E poi per chiesa molti intendono l'edificio, intendono quello che può essere l'emblema della religione, non voglio dire cose contrarie, ma noi sappiamo il vero significato di quello che è la chiesa. Qual è la vera chiesa? La chiesa è il corpo mistico di Gesù. La chiesa non sono le mura, il locale di culto, si chiama chiesa la mura di culto. Quello è il locale della Chiesa. Ma la Chiesa chi sono? Chi siamo? Chi è la Chiesa? Mi ricordo le parole di un fratello in un momento particolarmente materialistico. Avevo problemi tanti anni fa. Ovviamente dirò soltanto quello che è l'essenziale. Sono abituato a dire quello che sento nel cuore. Poi il giudizio appartiene al Signore, giudicate anche voi. Ma non ho nessun problema, perché io devo esprimere quello che il mio cuore dice, quello che sento nel cuore. Io sono convinto che sotto il sangue prezioso di Gesù c'è lo Spirito del Signore che mi deve far dire quello che serve ai miei fratelli, alle mie sorelle, perché il mio obiettivo non è essere qualcuno più eloquente, più bravo fra voi. Il mio obiettivo è quello, è l'obiettivo di Dio. Io voglio servire per riconoscenza colui che mi ha dato gioia di vivere, colui che ha dato veramente un senso reale alla mia vita, che va al di là del hobby, che va al di là dell'obiettivo personale, che va al di là della soddisfazione intima, che va al di là di tante altre cose, perché supera tutte queste cose. Tutte le cose che ci avvolgono sono momentanee, danno soddisfazioni momentanee. Quanti di voi avete un'aspettativa? Una bella casa nuova? L'avete ricevuta, ne volete qualche altra cosa? Un oggetto, un mobile, un'automobile? Lo vedete anche nei bambini. Oggi i bambini hanno giocattoli da fantasia o da fantascienza, vogliamo dire ancora più precisamente, no? Giocattoli inaudite. Ai tempi miei, una volta mi diedero 500 lire di quel tempo, era una somma, mi andai a comprare tutti i giocattoli. Sapete dove mi andai a comprare? Era un monelluccio napoletano, me ne andai a comprare da una bancarelluccia che stava lì, e quando mi ritrai a casa pieno di sciocchezze, la macchinetta di legno, il martelletto, il fischietto, la geggio che andava avanti e indietro, avevo speso tutte 500 lire, e quei tempi era uno stipendio. Quando tornai, mia madre inferocita, presa tutta quella roba, andò da quella persona, dice: che coraggio hai avuto, che un ragazzino
hai fatto spendere tutte queste soldi per tutte queste sciocchezze. Quei tempi per me erano cose importanti, non erano sciocchezze. Oggi si spendono tanti soldi, vedete, però il giocattolo si ha, ci vuole subito un altro, decade immediatamente, l'interesse finisce immediatamente, perché? Ma questo, alla fine siamo rimasti tutti bambini, perché alla fine anche tutti gli obiettivi carnali, umani, che noi raggiungiamo, durano quella soddisfazione in quel momento. Ricevi quell'oggetto, ricevi quella cosa, sei contento in quel momento, oh, che bello, che allegrezza! Dopo 5 minuti è finito ogni cosa. E tu stai pensando che quell'altra cosa ancora può darti gioia e ti può dare soddisfazione, ma nella vita dobbiamo capire che gioia e soddisfazione non ce lo darà mai niente. La soddisfazione è quello di avere la vera presenza di Dio e la vera conoscenza di Dio nella propria vita. E allora possiamo applicare le parole del Vangelo, che avendo da nutrirci e da coprirci, continuate. E la grazia di Dio ci basta. Gloria al nome del Signore. E dicevo, anche parlando della Chiesa, parlavo di un fratello che ormai ha perso abbiamo perso tutte le tracce, che in una certa occasione aveva partecipato alla costruzione di un locale di culto precedente, e un giorno diceva: Remo, di chi è la Chiesa? Di chi è la Chiesa? Stanno sorridendo quelli che si ricordano. Siamo figlioli di verità. Voglio esortarvi, fratelli miei, che dalla nostra bocca escono sempre solo verità, non le mezze. Le mezze verità sono menzogne. I cristiani non devono mai dire menzogne e bugie. State ben attenti. Perché? E perché poi, dice il proverbio mondano, che vengono a galla. Ma soprattutto noi sappiamo che la menzogna appartiene al maligno. E in quell'occasione voleva che io dicevi che era sua. Allora ricordo come risposi: la Chiesa del Signore Gesù Cristo è affidata al ministero del fratello, il pastore Remo. Alleluia! Era così? Era così? Non vorrei che soltanto perché qualcuno ha partecipato, ha dato un'offerta oppure ha fatto un lavoro, dice questa è tutta roba mia. No, questa è nostra. Tutto ciò che è intorno è nostro. Ma è nostro soprattutto perché? Perché noi siamo suoi, perché siamo figli di Dio. Siamo figli di Dio. Tutti possono diventare figli di Dio, ma non si nasce figli di Dio. Non si nasce. L'abbiamo detto, lo ripetiamo fino alla noia, perché? Perché questo è uno degli altri inganni della religione. Si nasce un battesimo inconsapevole, non biblico, ovviamente, per aspersione, non per immersione. E allora la famiglia dice: abbiamo fatto un altro cristiano. E poi il cristiano cresce e di cristianesimo non c'è più niente. Anzi, in questi tempi abbondano i senza Dio, abbondano quelli che cercano ancora, cercano. Ci sono molti che cercano ancora, come si fa con la mosca cieca, no? Cercano per vedere dove si trova il Signore. Vi ricorderete le parole dello stesso Paolo quando si trovò nella capitale della cultura umana di quel tempo, la città di Atene. La famosa Atene, la cultura greca, che tutti quanti più o meno conosciamo, no? E quando si trovò ancora all'Areopago, dove c'erano i filosofi, gli stoici e tutte le varie categorie, quelli che hanno la barba lunga e la portano fino a giù, e poi quando parlano ve la fanno venire anche a voi, perché parlano di parole difficili, le parole le più difficili che ci sono, tutto l'opposto del Signore Gesù. Il quale usava tutte le parole più semplici, usava le parabole, raccontava i fatti. Perché? Perché voleva essere in condizione di comunicare a tutti. Perché? Perché lui venne ed è venuto per tutti. Per tutti quelli che lo accettano, ovviamente. Amen. Noi l'abbiamo accettato? Non solo l'abbiamo accettato, noi ce l'abbiamo mediante la parola. Cristo è la parola di Dio. Lo vogliamo dire tutti quanti insieme a voce alta fino là in fondo? Cristo è la parola di Dio. Ogni cosa è stata fatta per Lui, attraverso di Lui, per mezzo di Lui. È lo stesso Paolo che ci ha parlato e sta parlando in questo passaggio biblico, perché lo Spirito Santo l'ha usato, ebbe a dire agli ateniesi: io vi vedo religiosi, fin troppo religiosi. E lui, c'è scritto che si inacerbiva nello Spirito,
passando vedeva cappelle, cappellette, idoli di qua, idoli di là. In Grecia ci sono stato diverse volte. Ci sono ancora troppe cappelle e cappellette, vi devo dire la verità. Ne ho viste ancora tante. Ne ho viste fatte in una certa maniera. E nel dire questo, finalmente elogia un uomo soltanto. Dice, però passando per le vostre strade, finalmente ho visto una cappella, ma vuota, con una scritta. Vi ricordate questo passaggio? All'Iddio sconosciuto, una persona sincera, onesta, finalmente. No, perché poi l'idolatra è disonesto con se stesso, inganna se stesso e gli altri. Quell'uomo, che non sapeva neanche chi era, aveva scritto all'Iddio sconosciuto. E Paolo ha l'occasione di dare testimonianza. Come sarebbe bello dare la testimonianza a tutti quanti alla stessa maniera, che ne dite? Sarebbe bello ed è bello. Non sento la voce di tutti, anzi di pochi. Usaci, Signore, alla tua gloria. Usaci, continua a usarci per l'avanzamento del tuo regno. Perché la gente deve aprire gli occhi. Non ci abbiamo contro nessuno. Ma la verità va detta, e Gesù ha detto io sono la via. La verità è la vita. E poi ha aggiunto, nessuno viene al Padre se non per mezzo attraverso di me. Amen. Non me lo sto inventando, è parola di Dio. Giovanni capitolo 14, gloria al Signore. E nella sincerità di quell'uomo, Paolo, servitore di Dio, ex persecutore di quei cristiani, poi è diventato fratello di quei cristiani, e il Signore l'ha fatto apostolo di quei cristiani, ebbe a dire, quelli di Dio che voi non conoscete, io ve l'annunzio. Vi siete mai immaginata la reazione dei filosofi? L'avete mai immaginata voi? Non troviamo scritto tanti dettagli perché sarebbe impossibile, ma io me la immagino. L'hanno guardato e dice, ma questo che ci vanno a insegnare a noi? Ma chi è questo? Ma da dove viene questo? Ma forse vi dico di più, l'hanno pensato, ma probabilmente non hanno avuto il coraggio di dirlo. Perché quando Paolo ha detto questo, non l'ha detto per sapienza umana, non l'ha detto per presunzione umana, non l'ha detto per motivi umani, l'ha detto con la guida e la potenza dello Spirito Santo, e a parlare in quella maniera nessuno può recriminare, nessuno può rispondere. La stessa potenza è nei figlioli di Dio che vogliono fare la sua volontà. Abbiamo la stessa potenza? Qualcuno si scandalizzerà, cosa sta dicendo? Non scandalizzarti, perché la parola di Dio dice così. Cioè è così, andate per tutto il mondo. Predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà battezzato e sarà salvato. Chi no, sarà condannato. E ovviamente non si parla di bambini inconsci, inconsapevoli. Si parla di persone che possono intendere e capire. Amen. Quindi questa è un'autorità che non hanno ricevuto tanto gli apostoli. Questi sono i segni. Come? Ditelo bello chiaro. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto, cioè i credenti. La prima cosa più bella, quanto mi piace. Abbiamo un'esperienza, grazie al Signore. Cacceranno i demoni nel mio nome. Metteranno le mani sopra gli infermi. Non tutti sono guariti, manca nel nome di Gesù, non tutti venivano guariti. Ma ne abbiamo visto e ne vediamo tanti guariti nell'anima. Nell'anima tutti quelli che si accostano. Ma quante volte vediamo anche le guarigioni del corpo? Il Signore sa queste cose. Non si può entrare nel mistero dell'operato divino. Davanti all'operato divino, i credenti devono soltanto umiliarsi e dire, Signore, non la mia, la tua volontà sia fatta. Però c'è scritto anche, chiedete il regno. E la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in sovraggiunta. Com'è bella la parola di Dio. Gloria al Signore. Vogliamo dirle a tanti che hanno paura, molte volte hanno la Bibbia lì messa là. Oggi la Bibbia la possono avere tutti, si trova anche a buon mercato, vero?
non costa più tanta soldi, si può ricevere varie edizioni, basta che sia Sacra Bibbia però. Alleluia, amen, questo è importante. E vedete, oggi possiamo comprendere bene questo messaggio, possiamo continuare a capirlo, gloria al Signore. E lui parla della sua predicazione. La mia predicazione, la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di Spirito Santo, con la S maiuscola, e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Quante persone sono dipendenti, umanamente dipendenti? Tante persone. Qualcuno può dire anche da per te ci sono molti che dipendono. No, perché abbiamo sempre insegnato e continuiamo a insegnare che noi siamo solo strumenti nelle mani del Signore. La lode, la gloria appartiene soltanto e sempre a Dio. Amen. Siamo strumenti, vogliamo essere strumenti. Siamo stati chiamati a essere strumenti. Non ci hanno riconosciuto gli uomini, ma ci ha riconosciuto Dio, ma ci ha riconosciuto anche il popolo di Dio. E grazie al popolo di Dio che noi possiamo manifestare innanzitutto l'insegnamento della parola di Dio, ma possiamo continuare a svolgere quel ruolo con grande sofferenza, ma anche con grande umiltà, e con una gioia spirituale intima nel cuore di poter annunciare agli altri che quell'Iddio sconosciuto, e questo può essere soltanto appannaggio di persone oneste, che molti dicono di sapere, di conoscere, sanno tutto, non hanno bisogno di niente, tutto è hanno grande conoscenza, mi basta la mia religione. Quante volte sentiamo questa espressione? C'ho la mia religione, non voglio sentire niente. Pensate che così hanno fatto come quell'animale che mette la testa sopra la sabbia. Ho sbagliato animale. Qualche volta ho cambiato lo struzzo per giraffa. Perdonate, non la mia incompetenza, ma devo ammettere, non sono un esperto assolutamente del mondo animale. È lo struzzo che mette la testa. Pensando che facendo questo ha sistemato ogni cosa. E allora ha messo la testa che è piccolina sotto. Questo dimostra che la tua testa è piccola, lasciando tutto l'involucro esterno che è abbastanza... prosperoso, al pericolo. Molti dicono, non voglio sentire, non voglio, non ho più sogno, io so tutto. Mi fanno pena queste persone. Tu sai tutto di niente. Noi sappiamo di dover continuare a imparare. Abbiamo da imparare ogni giorno. Fino alla fine. Ecco, questo è importante. E soprattutto la nostra predicazione, anche questa predicazione, i nostri insegnamenti, hanno un unico fine: di far sì che la parola di Dio alberghi nei cuori, perché abbiamo conosciuto la potenza che viene dalla fede e dalla potenza dello Spirito Santo che agisce per fede e che continuiamo a ripetere. Che la vera fede, che è il dono di Dio, e non parliamo del credere umano, distinguiamo la fede vera, e la fede vera nel senso divino, spirituale, c'è la fede salvifica e c'è anche un dono di fede. C'è quel dono di fede che sposta le montagne. Lo troviamo quando dice la parola, se avete un po' di fede, quanto un granel di senape, potete dire alla montagna, spostati nel mare. È vero? Amen. Sappiamo che la fede viene dall'udito e l'udito viene dalla parola di Dio. Per questo predichiamo. Gloria al Signore! Per questo proclamiamo l'Evangelo. Ho sentito in questi giorni qualcuno che affermava che la Chiesa deve avere la predicazione dell'Evangelo. Siamo ancora a questo. Ho detto siamo ancora a questo. Di dire che la Chiesa ha bisogno di dimostrare l'Evangelo, ma per me non c'è chiesa senza Evangelo, non c'è stata mai salvezza senza Evangelo. La parola Evangelo o Vangelo che significa? La buona notizia. Qual è stata la più bella notizia che continua possiamo dare anche noi? Quante brutte notizie sono in giro, ma questa buona notizia continua a esserci, che Dio ha fatto pace con gli uomini, che il sacrificio di Cristo è un sacrificio permanente, eterno, che Gesù è il Salvatore del mondo. E chiunque nomina il suo nome sarà salvato. E la Chiesa da chi è formata? Dai salvati.
dai salvati. Chi è salvato? Fatelo con dignità e con serietà. Chi è salvato? Muovete le mani, muovete le mani, date gloria a Dio, perché questo non è dalla sapienza umana. Anche io non parlo a voi con sapienza umana, sto parlando per parola del Dio vivente. Amen. Perché quello che abbiamo letto, quello che leggiamo, è parola del Dio vivente. Gloria al nome del Signore. Ecco che possiamo comprendere molto chiaramente anche il pensiero che si esprime attraverso questi righi, attraverso questo capitolo di questa parola. Gloria al nome del Signore. E continua questa parola. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria. Che nessuno dei dominatori di questa età, chi sono i dominatori? Gli spiriti malvagi, l'ha conosciuta. L'abbiamo detto un'altra volta che se il diavolo e le sue schiere avessero conosciuto la realtà, non avrebbero fatto crocifiggere il Cristo, perché sono state le potenze del male che hanno detto a quella stessa folla che giorni prima aveva detto Osanna, Osanna, Osanna a Gesù che andava sul puledro d'asino. Quella stessa folla scelsero Barabba, crocifiggi Gesù e salva Barabba. Se le potenze negative avessero saputo questo, che in questo momento io credo che il diavolo sta rotolando, sapete? Mentre sto parlando, io penso che il diavolo e le sue schiere stanno veramente male e vogliamo che siano ancora più male. Sapete perché? Perché ecco quanti salvati sono soltanto qui in questa sala. E quanti salvati ci stanno seguendo attraverso la televisione. E quanti salvati, nuovi salvati ci saranno ancora, noi lo crediamo, per la potenza di Dio. Amen, gloria al Signore. Noi siamo un minimo risultato, ma il risultato è ancora più grande, enorme. Se non fosse stato così, se Gesù non avesse dato la sua vita, io e voi non saremmo figliuoli di Dio, ma lo siamo diventati. Questo Dio amore ha manifestato il suo amore. Gloria al nome del Signore. Devo concludere, anche se il messaggio poteva anche essere un po' più sostanzioso, ma anche il tempo ha la sua importanza, per cui devo per forza concludere citandovi, ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preordinato, ha preparato per quelli che lo amano, 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 per quelli che lo amano. E vedete come conferma ciò che vi ho detto prima, questo verso 10. Dio però li ha rivelate a noi, rivelate per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Gloria al Signore. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Or noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito Santo che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. E concludiamo. Or l'uomo naturale, l'uomo nel senso biologico, non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui. E non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale, chi è spirituale? Avete paura di alzare la mano? È un onore. In questo momento qualcuno ha, guarda quanta pazzi. Pazzi di Gesù Cristo, alzate la mano. Io voglio essere un pazzo di Gesù Cristo e non di un giocatore di football e non di un partito politico. Alleluia! Diamo gloria al Signore. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Interessa il giudizio dell'uomo, non mi interessa. Amo la creatura umana per rispettare anche il comandamento divino che dice ama il prossimo tuo come te stesso. Ma non temo il giudizio dell'uomo. Sono pienamente convinto che l'importanza che dobbiamo dare è quello che Dio pensa di noi
che Dio possa continuare a giudicarci come suoi figliuoli appartenenti alla sua famiglia più intima. Amen, gloria al Signore. E la conclusione ritorna al punto che siamo partiti. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Fratelli, rallegriamoci. Or noi abbiamo la mente di Cristo. Vogliamo alzarci all'impiedi? Vogliamo chinare il nostro capo? Vogliamo ringraziare insieme il Signore? Gloria a Dio, date gloria al Signore. Date gloria a Dio con tutto il cuore. Anche voi da lontano, date gloria a Dio. Dio è presente. Non avete bisogno del santuario. Voi siete il santuario. Alleluia. Nell'intimità della vostra vita, Dio non dimora nell'oro, nell'argento e nel marmo. Dio dimora e vuol dimorare nei nostri cuori. Chiniamo il nostro capo. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Vogliamo ringraziarti e glorificarti, perché questa parola è vita ed è un alimento continuo, completo, perfetto, che ci eleva nella tua presenza, rendendoci consapevoli che umanamente eravamo come tutti gli altri e valevamo niente. Ma oggi abbiamo un grande valore davanti a te, perché siamo diventati la pupilla del tuo occhio e noi ti adoriamo, ti glorifichiamo con tutto il cuore come tu vuoi, in spirito e verità. Vogliamo essere facitori della tua parola, obbedienti a questa parola, fino all'ultimo alito della nostra vita. Ma ti preghiamo per tanti che hanno ricevuto questo messaggio. Signore, continua a parlare ai loro cuori. Apri i loro cuori affinché ti ricevano mediante la tua parola e tu puoi operare con loro come hai operato con noi. Ti rendiamo lode, onore e ringraziamento per i meriti nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.
Tu sei santo, tu sei.